Vi porto adesso in un altro mondo, non è il pianeta Marte dove si ha intenzione di andare, non è nemmeno la Luna che è fisicamente più vicina, è questo il titolo della terza edizione di un'iniziativa promossa dalla CEI, Conferenza Episcopale Italiana, specificamente dal Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica. Abbiamo al telefono con noi il responsabile di questo servizio, il dottor Matteo Calabresi, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, in un altro mondo è un progetto appunto giunto già alla terza edizione, giovani protagonisti, giusto? Sì, è destinato ai ragazzi fra i 20 e i 30 anni che vogliono fare un'esperienza di volontariato e noi gli proponiamo proprio di vivere questa esperienza in un paese del terzo mondo, in via di sviluppo. E l'unica cosa che devono fare è andare sul sito inunaltromondo.it, autopresentarsi con un video di presentazione, appunto con qualsiasi mezzo tecnologico, con qualsiasi cellulare va benissimo, e soprattutto dare le loro motivazioni, perché vogliono aiutare gli altri, perché pensano che sia importante, e poi mandarci delle foto che hanno fatto per vedere un po' come si comportano con la macchina fotografica. Infatti noi chiediamo ai ragazzi semplicemente di partire per un mese, per il mese di agosto nello specifico, vivere la loro esperienza di volontariato, quindi donarsi agli altri e nello ritaglio di tempo serale magari fare un piccolo reportage sulla loro esperienza, quindi raccontare la loro esperienza attraverso i social network. C'è tempo fino al 1 maggio, le iscrizioni sono aperte già da un paio di settimane, dunque ricordiamo inunaltromondo.it per i dettagli. Se si è giunti alla terza edizione, credo che le due precedenti siano andate bene. Guardi, sono stati un successo direi inaspettato, perché abbiamo promosso il concorso con pochissime risorse solo sui social network e ci sono arrivate una valanga di richieste, siamo arrivati a oltre 3.000 richieste nella prima edizione, l'anno scorso sono replicati questi numeri e ci hanno fatto ben sperare, perché diciamo spesso si sente dire nei media che i giovani non hanno valori, non hanno più interessi, non vogliono più aiutare gli altri, non vogliono mettersi in gioco, ecco. E invece da questi risultati veramente ci ha portato un'emozione fresca di speranza. Quindi siamo estremamente contenti e dopo una prima selezione i ragazzi vengono selezionati 20 ragazzi che partecipano a un campus di formazione qui alla CEI in collaborazione con la Caritas, semplicemente per trasmettere loro quali sono i basilari dell'esperienza di volontariato, i valori alla base del volontariato, soprattutto cattolico. Dopo questa formazione che riguarda questi 20 ragazzi, ne escono 4, i 4 prescelti, tra virgolette, che vengono inviati in 4 destinazioni in un paese in via di sviluppo che ha ricevuto i fondi dell'8 per 1000. Ecco, diciamo, è un premio un po' particolare questo, nel senso che non è che uno va in vacanza. Assolutamente no, vanno a lavorare, sì, è un premio particolare, vanno a lavorare seppure in una struttura protetta, tra virgolette, non le mandiamo certo allo sbaraglio, ma le mandiamo in strutture che hanno ricevuto fondi 8 per 1000 che noi del servizio promozione della CEI abbiamo già visitato negli anni precedenti, spesso in occasione degli spot chiedilo a loro. Quindi conosciamo le persone, sappiamo dove andranno, sappiamo cosa andranno a fare, però sì, effettivamente li mandiamo a lavorare, a fare questa esperienza di volontariato. Nel ritaglio di tempo devono anche farci sapere cosa provano, com'è la loro giornata e fare questo piccolo racconto che poi la gente può seguire sul sito in un altro mondo. Le destinazioni di questa terza edizione 2016? Sì, quest'anno li mandiamo in Brasile, in un'associazione Maria Madre della Vita che fa animazione, laboratorio di cucina, cucito e danza con i bambini disagiati, spesso sono bambini di ragazze madri, a volte vittime della prostituzione. Li mandiamo poi in Serbia a un campo di accoglienza cosiddetta di transito, un campo di transito lungo la cosiddetta rotta balcanica, quindi proprio di attualità. In Ecuador ad aiutare dei bimbi con disabilità e nelle Filippine in un progetto di recupero dell'agricoltura dopo il tifone Haiyan che si è abbattuto
sulle quell'isola qualche anno fa. Ecco, è lì dove tra l'altro proprio in questi giorni stanno arrivando, no, dovrebbero essere già arrivate le reliquie di Sant'Antonio di Padova, quindi per noi che siamo di Padova è un ulteriore segno importante questa presenza. Tra i giovani che hanno partecipato, appunto sono arrivati a effettivamente a fare l'esperienza negli anni scorsi, poi che feedback avete avuto da loro? Guardi, abbiamo avuto un feedback eccezionale, nel senso che la prova che hanno, diciamo, apprezzato questa esperienza è che la maggior parte di loro ha continuato a visitare sia le opere stesse dove sono state, dove hanno soggiornato per quel mese, ma comunque anche hanno continuato a fare volontariato con altre forme, tenendosi in contatto, diciamo, sia con noi che con le strutture dove sono stati ospitati. Quindi assolutamente un feedback eccezionale. E anche gli stessi ragazzi, i 20 ragazzi che hanno partecipato al campus di formazione, sono stati contenti anche di non essere scelti in qualche modo. Veramente ci inviano ancora email, aggiornandoci sulla loro vita e ringraziandoci ancora di questa esperienza fatta. Ecco, un focus su queste ulteriore su queste esperienze appunto di formazione per la ventina che poi selezionerete, perché comunque anche per fare volontariato serve della formazione, cioè non ci si può improvvisare. Assolutamente sì, bisogna capire che si va in zone a volte critiche dove comunque non si può arrivare ad imporre la propria cultura. Questo è un argomento su cui la Caritas punta molto e la CEI in generale punta molto. Bisogna capire la differenza di cultura, di valori, arrivare con un approccio non, tra virgolette, colonialistico o ti insegno tutto io. No, bisogna andare lì con umiltà, capire i valori del luogo. La popolazione come si rapporta con la cultura locale e cercare di aiutare in punta di piedi in qualche modo, pur capendo quali sono le difficoltà. Quindi Abbiamo detto un assolutamente. concorso rivolto ai giovani. Cosa intendete voi per giovani? Cioè, qual è l'età minima e l'età massima? Dai 20 ai 30 anni, quindi pensiamo che questa sia l'età adatta. Negli anni passati sono partiti sia gli appena ventenni che i ragazzi alle soglie dei 30 anni, quindi alla fine nella selezione escono, diciamo, i ragazzi in sé, a prescindere dall'età. E allora, fino al 1º maggio, domenica 1º maggio, c'è tempo per iscriversi, per dare la propria disponibilità in unaltromondo.it per i dettagli. Ringraziamo il dottor Matteo Calabresi, responsabile del servizio promozione e sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Grazie per l'intervento, a presto. Grazie a voi, a presto. Buongiorno.